Berlusconi è una leggenda, rimarrà sempre impressa in noi. Per cui non era un addio, e continuare a pensare a quello che lui faceva, a quello che ha fatto, che è un esempio per tanti imprenditori, per tanti, per tutti quanti. Guardandolo, no? Guardandolo, non è che... Continua, le leggende continuano. Abbiamo avuto la leggenda di Ferrari in Italia, no? La leggenda di Berlusconi sarà una leggenda, sarà sempre un esempio per tutti noi, per chi lavora, per chi ha lavorato per queste aziende sue che ha creato milioni di posti di lavoro. È stato geniale, ha fatto delle cose incredibili. Per cui per me rimane come esempio e lo seguiremo sempre. Se tu dovessi raccontare uno tra i milioni di aneddoti che potresti raccontare con Berlusconi, quale racconteresti? Io credo che il Presidente ha fatto la più lunga vacanza, l'abbiamo fatta assieme, 3 settimane, più un intervallo di una settimana quando siamo venuti a vedere la partita, era una partita di Champions del Milan, dalle facce capivi che non ha vinto, sì. Dalle facce mie, di Galliani e sue, in Kenya. Lui è stato in Kenya 3 settimane, poi è stato raggiunto dalla figlia, da Marina, da Doris, da Ennio Doris. Ed è la prima volta che ha fatto una... credo sia la vacanza più lunga che lui ha fatto nella sua vita. Era a suo agio in vacanza o no? Ma era fantastico, perché poi lì nessuno... paese che lo conoscevano il nome, ma poi passeggiava sulle spiagge, c'era nessuno che... Era tranquillo? Era tranquillo, è stato... abbronzato sempre in piscina, cioè era rinato in quella vacanza. Era un momento molto difficile per lui, parliamo del 2013 2012 2013, brutto. Però la sera intratteneva tutti noi, ecco. Tutte le sere dicevo: Presidente, andiamo a dormire, 2 minuti, e 2 minuti arrivavano le 2 del mattino, per ecco. Cui, però, con un po' di barzellette sempre. Sabato c'è stata una piazza molto accesa contro proprio gli imprenditori, specificamente. Intanto non è l'impresa, sono gli imprenditori che creano posti di lavoro. Se parliamo di ricchezza, la ricchezza è quella di avere un lavoro, no? E il lavoro non lo creano loro, questa gente qui non ha mai creato niente. Gente che guadagna 300 euro al mese non esiste più, ma non esiste più. Credo che questi siano degli attori che loro prendono e gli fanno dire certe cose che non esistono più. Ti faccio un esempio. Noi come gruppo, che l'hanno sviscerato, studiato, abbiamo la mano d'opera nostra più fidelizzata del mondo. Cioè migliore di Zuma, migliore di Nobu, migliore di tutti quanti. Se sono fidelizzati a una società è perché li paghi bene, è perché non hanno problemi a mandare i figli a scuola, è perché pagano i mutui, pagano... Ormai queste cose qui non esistono, Paolo, non esistono. Io ho mai visto qualcuno che chiede 600 euro al mese, mai visto nessuno. Noi abbiamo, in Italia non è che abbiamo molta roba, ma noi Twiga, Forte dei Marmi, che ha circa 150 dipendenti, ma il salario minimo è 1.850-2.000 euro. I Crazy Pizza sono 1.850-2.000, non c'è nessuno a 600 euro, cioè non esiste. E se c'è un imprenditore che paga i dipendenti in nero, vuol dire che non è un imprenditore. Ma sì, ma ci sono delle situazioni dove la gente sfrutta, ma non può funzionare più così. Però la cosa che spaventa in questo paese è che tutti i governi, escluso l'ultimo che non sappiamo, è appena nato, dobbiamo dargli tempo, sono tutti contro le imprese. Il messaggio è sempre: quando ci c'è dei controlli e arriva il funzionario, è sempre contro di te, perché dall'alto l'ordine è contro le imprese. Fare imprese in Italia è impossibile, la burocrazia, i bolli, cioè abituati noi a lavorare l'80% del nostro fatturato, credo il 90% all'estero, ma è un altro mondo. Se tu investi... Fai qualche esempio, qui non è che sono tutti imprenditori, fai qualche esempio di cosa vuol dire... della differenza fra lavorare all'estero e lavorare in Italia, allora, perché tu l'hai vissuta. Cioè, nel senso che tu lavori in Italia, la vedo tutti i giorni. Ecco. Quando tu sei Dubai, Londra, Riyadh, è tutto chiaro, no? Non c'è burocrazia,
non ci sono i vari funzionari che ti fanno aspettare per lungo. Poi viene, quando la gente aspetta, poi magari devi pagare qualcosa, quando la gente... Cioè, non è, è spontaneo per un paese quando c'è qualcuno che va nel paese per investire. Io sono arrivato a Marbella 2 settimane fa, la sindaca di Marbella ci ha accolto e ha detto: qualunque cosa avete bisogno, ditemi quante persone assumete. Come qui? Qui non gliene frega niente quanti ne assumi, intanto ti bloccano. Intanto un progetto che deve durare 6 mesi dura 2 anni. Perché non ci sono gli stranieri che investono in Italia? Ve lo siete mai domandato? Io ho amici americani, dicono: Italia, fantastic country, bellissimo, per venire in vacanza. Gli ho detto: a investire? No, thank you. Perché la gente ha paura, la giustizia. I processi civili durano 10-15 anni. Ma quanto ci metti tu nei luoghi dove sei andato ad ottenere quella che una volta si chiamava la licenza? Niente. Cioè, niente. Il tempo di fare le pratiche, avere penso nel giro di 1 settimana, e poi ci sono i lavori. Presenti le piantine dei cioè, lavori. Cioè in 1 settimana svolgi le pratiche burocratiche? Sì, assolutamente. Qui ci vuole 6 mesi, un anno. No, ma qui se non c'è una canna fumaria, ci impieghi anche 1 anno. Invece lo Stato dovrebbe dire: tu non apri fra 6 mesi, io ti faccio aprire domani, dimmi quanta gente assumi. Mentre quello non è mai chiesto. Non è chiesto quanti posti di lavoro vai a creare con questa attività, 40, 50, 150. È la prima domanda che ti fanno. E loro ti agevolano in qualunque modo perché tu possa aprire il prima possibile. Prima apri, più paghi le tasse, più paghi i dipendenti. I dipendenti sono felici e devi sempre rischiare, perché l'imprenditore non è come dicono questi 4 pirloni che abbiamo visto. L'imprenditore rischia di suo. Non è detto che tutto quello che fai, investi, vada bene. Ci sono le cose che vanno bene, ci sono le cose che vanno bene. Meno bene. L'importante è che l'imprenditore fa dei sacrifici, ma la gente non capisce, perché l'imprenditore è o evade le tasse o guadagna troppo e gli altri non li paga. Ma questa roba qui non esiste più, bisogna andare sul mercato. Noi non troviamo ragazzi in questo momento. Non trovi ragazzi a 2.000 euro al mese, salario minimo, non li trovi. Neanche tu? Noi le paghiamo un po' di più, li troviamo. E poi c'è un fatto che in Italia la gente adora lavorare per noi, no? Perché... Si sente coinvolta forse. Sì, credo che... Noi abbiamo questa fidelizzazione dei dipendenti che è fantastica. Vuol dire che però è cambiata, bene. Sai, è cambiata la mentalità del giovane. Il giovane adesso non ti chiede più quanto guadagno, ti chiede quanto tempo libero ho. E poi non c'è voglia di lavorare, non c'è professionalità. Da che è dato questo, secondo te? Negli ultimi 10 anni. Ci siamo occupati della fine del reddito di cittadinanza. Sì. Il governo ha posto fine a questo provvedimento. Intanto credo che sia quello che... Escluso i bisognosi per invalidità, no, eccetera, eccetera. Sono da aiutare. Intanto questa gente qui, a me fa ribrezzo vedere questa gente qui, perché la cosa strana è che quando noi abbiamo, ad esempio, facciamo degli esempi che tutti capiscono, abbiamo almeno 7-8 manager che hanno iniziato con noi come... Runner. Runner è il ragazzo che dalla cucina porta il mangiare, non lo mette sul tavolo e poi riporta via i piatti. Lo so perché l'ho fatto. Benissimo. Questi ragazzi qui, credo ne abbiamo 8, sono diventati tutti top manager. Qualcuno è in Italia, qualcuno è in Inghilterra, qualcuno è a Riyadh, qualcuno è a Dubai, eccetera, eccetera. Perché c'era la voglia di crescere. C'era la curiosità di crescere. E loro pensavano sempre che tu, quando promuovi qualcuno nel gruppo, tutti hanno la speranza di diventare un general manager. Parliamo di stipendi 130, 140, 150 mila euro all'anno. Adesso non c'è più questa voglia. Adesso c'è la voglia di avere più tempo libero, perché io credo che una volta ti rompevi stare a casa e non far nulla, per cui ti ingegnavi. Adesso con i social media stanno a casa col telefonino, sono sempre col telefonino in mano e il tempo passa per loro, per cui prima ti rompevi stare in casa, no? Poi c'avevi i figli, la moglie, cioè. Adesso col telefonino hanno trovato, per cui preferiscono avere un reddito di cittadinanza anche minimo, poi fare qualche lavoro in nero. Ma ha fatto bene il governo? Non bene, ha fatto benissimo. Però vedo questa gente qui che io quello non lo voglio fare. Intanto nella vita devi trovare un lavoro. E poi lo scegli dopo.
tu devi trovare, qualunque sia, un lavoro. Tu non hai cominciato a fare Flavio Vibriatore 40 anni fa? Ma io ho cominciato, anch'io ho fatto il cameriere, cioè lavoravo in un ristorante che poi non ha funzionato, eccetera, eccetera. Ho fatto l'assicuratore, ho fatto di tutto. Ma intanto avevo un lavoro. Poi mano a mano trovi la tua strada. Tu puoi fare il cameriere, vai a New York, nella tua testa puoi dire fra 5 anni mi compro un ristorante. Un ristorante da 20 posti a sedere, poi me ne compro un altro da 40 posti a sedere. Per cui questi qui che dicono quello mi fa schifo, quel lavoro lì mi fa schifo. Allora scusate. Io salario minimo, sono anche d'accordo, a condizione che si possa licenziare. Allora, salario minimo va bene, fai le 8 ore che devi fare, però se non fai il lavoro come devi fare, se non sei onesto col tuo datore di lavoro, il tuo datore di lavoro ti può licenziare. Qui vogliono salario minimo e non li puoi licenziare, perché è una follia. È tutta una follia. Chiaro. Quando uno vede Flavio Vibriatore, magari su una copertina patinata, no? Perché probabilmente billionaire, eccetera, eccetera, e si immagina una persona di successo, di grande successo, e in qualche modo, se uno è imprenditore, lo vorrebbe emulare, imitare, eccetera, eccetera, la persona comune dice questa persona ha raggiunto un livello, ma dietro quel Flavio Vibriatore lì, no? Poi c'è un Flavio Vibriatore uomo come tutti gli altri, che quindi, per arrivare lì, ha dovuto avere tigna, superare le difficoltà personali, economiche, cioè, ecco, qual è il tuo segreto? Dove l'hai trovata te la forza? Ma il segreto è quello di pensare nella vita che ce la puoi fare, no? E never give up, non devi mai mollare, anche se c'è dei momenti sfavorevoli, io, come tutti quanti, abbiamo dei momenti sfavorevoli, dei momenti in cui sei giù, però devi sempre pensare che ce la puoi fare, perché se tu ti impegni e se tu fai dei sacrifici, vedi, il successo, quando uno ha successo, non è mai arrivato, perché tu devi continuare. Lasci tempo, meno tempo alla famiglia, hai situazioni familiari diverse, eccetera, eccetera. Per cui il successo lo paghi comunque, in un modo o nell'altro lo paghi con la salute, con lo stress, perché la gente non si rende conto. Formula 1 sono stato 22 anni, ho vinto 7 mondiali, 8 mondiali. Non avevo mai visto una macchina di Formula 1 in vita mia. Poi ho deciso di fare food and beverage, ristoranti, in 5 anni abbiamo montato più o meno 1000 dipendenti. Dietro c'è un lavoro pazzesco. Dietro c'è un lavoro pazzesco, tu vedi dall'analisi... E anche uno stress. Sì, ma dall'analisi del gruppo noi abbiamo 0 debiti, tutto finanziato completamente da noi. Però nella vita devi pensare che tu devi aiutare gli altri. E per dar dignità alle persone, solo creando posti di lavoro lo puoi fare. Io ho sempre pensato questo. E la mia missione, ci sono dei ragazzi, delle persone che hanno talento. Maradona ha un talento, Ronaldo ha un talento. Il mio talento è quello di creare posti di lavoro, ma io sono soddisfatto. Appena apriamo un posto nuovo, io dico subito, quanta gente ci serve? 40, 50? Sono soddisfatto perché dico, cavolo, sono 40 famiglie, 50 famiglie in più che dipendono dalla mia testa. Questo dipende anche dalle tue origini remote? Sì, perché io da casa nostra non c'era una lira, per cui io mi ricordo che... E quello da una bella tigna. Sì, perché io ero alle condizioni che o mi compravano, le scarpe erano troppo lunghe o troppo corte, non ero mai centrato, no? Perché mio padre mi comprava 3 numeri in più, per cui erano lunghe, poi quando crescevano erano piccole. Come mia mamma. Sì.